Quindi Jasmine dovrebbe essere da qualche parte qui, vedete se la vedete, non lo so. Ragazzi, Jasmine si riconosce, ha le tette giganti, il culo gigante. Che cavolo, chi cavolo è questo? Sta succedendo qui? Ricardi? Ragazzi, attenzione, gli animi si stanno riscaldando qui. Whatever you... Guarda, oh, guarda che se cerchi ironia, l'hai cercata, eh! Tiragliela in testa, bravo! Puoi fare così, ti rendi conto che dai la confidenza a tutti, ma che diavolo? Oh, oh, oh. Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è Omegozzo e benvenuti tutti quanti in questo nuovissimo episodio della vita reale da calciatore con il nostro CR7. Ragazzi miei, come vi avevo anche detto negli altri video, stanno arrivando gli altri calciatori. Oggi veniamo un altro calciatore consigliato da voi nei commenti. Quindi continuate a dirmi calciatori che vorreste vedere, ragazzi, perché io ovviamente cerco di portarveli e di costruirli anche su GTA. Quindi mi raccomando, cercate di commentare. E ovviamente, raga, per il supporto vi chiedo già un bel pollicione in su a bomba per iniziare. Essere veloce, veloce, veloce. Come facciamo sempre al solito, prima di passare al video, salutiamo velocemente i due di voi. Per cui saluto Giulia Bel 4 che mi scrive Rialento e mi saluti nel tuo prossimo video. Ti adoro. Oh, attenzione! Mi fanno pure dichiarazioni di amore, raga, visto com'è? No, scherzando. Ciao Giulia, ti saluto e grazie per il tuo commentone. Io. E saluto anche Alf5572 che mi scrive: io, se apri un ristorante, vengo. Si intende vengo a mangiare sicuramente. Ok ragazzi, allora sapete che vi dico io, lascio tutto, questa è già l'agenda con tutto il menù. Venite perché apro un nuovo ristorante a Bari che si chiamerà Omega. Ecco, quindi vi aspetto tutti quanti, mi raccomando. Invece vi ricordo a tutti voi che mi state guardando, ragazzi, che se mi venite a seguire su Instagram, vi raccomando, vi saluto tutti, ve lo prometto, saluto prima o poi, saluterò tutti quanti nei video. Quindi mettetemi a seguire, lo trovate qui in descrizione. Venite a seguirmi se trovate Real Anthony e devastiamo quel tasto segui. Sapete che è una cosa a cui ci tengo? Per cui, ragazzi, 2 minuti passateci. Non fate i pigri, passateci 2 minuti, porca di una miseria. Nuovo giorno, nuovo episodio. Nuovo. Dai, lo sapete che lo dovete dire, lo sapete? No, dai, ditelo, ditelo. Bravo disastro, se vogliamo dire così. No, a parte gli scherzi, dipende in realtà da quello che facciamo noi. Infatti, ragazzi, come vedete, quest'oggi siamo qui a casa nostra e stiamo ancora appunto parlando con Michael. Perché c'è una cosa che nell'episodio di ieri vi ho dimenticato, cioè ho dimenticato proprio di dire, mi è proprio passata di mente. Noi abbiamo comprato questa casa, che è la nostra vecchia casa che abbiamo ristrutturato. E fino a qui ci stiamo. Ma con Michael abbiamo concordato anche l'acquisto di un altro appartamento che, attenzione, non lo sapevate? Sì, perché non l'ho detto, scusate, infatti lo dobbiamo andare a vedere oggi se riusciamo, se non succedono imprevisti, però già dal titolo, raga, dovreste aver capito, un appartamento che si trova in queste zone qui. Quindi ragazzi, siccome con Michael stavamo finendo di vedere gli ultimi dettagli, ora ovviamente lo devo accompagnare, infatti guardate, a grande richiesta di tutti voi sono finalmente anche tornate le guardie dentro, fuori casa, che stanno comunque qui per proteggerci, perché uno di voi ha scritto Omega, sì, ma questa casa non è protetta. Ok, prima avevamo delle guardie normali, ragazzi che non erano addestrate. Queste sono guardie dell'FBI, pagate il triplo e addestrate e cazzute fino alla massima potenza. Però vabbè, se voi mi mettete un pazzo come Trevor contro le guardie, è normale che vinci a Trevor. Va bene. Comunque, ora torneremo in paese, Michael. Sì, ti do un passaggio io. Anche perché, ragazzi, vi spiego che Jasmine è andata in centro, ha preso un autobus e mi ha chiesto anche di andarla a prendere. Per cui ora accompagniamo Michael e poi andiamo da Jasmine, che è andata a fare shopping. Ronaldo Junior, raga, non ho idea di dove sia andato. È uscito stamattina alle 7. Vi rendete conto? Alle 7! Ma come andare a scuola quel bambino si alza così presto? Veramente, cioè. E infatti mi sono preoccupato, però lo devo chiamare. Piazzate un bel like, se ancora non avete piazzato un bel like e non vi siete iscritti, mi raccomando, fatelo perché a breve arriveranno tante altre novità. Sapete che, raga, che quando io dico le cose le mantengo, cioè non vi dico cavolate. Ok, siamo arrivati a casa di Michael. Olle, frenata. Ok, Michael, siamo arrivati. Senti, scenderei tanto a prendere un caffè, ma c'è Jasmine che mi aspetta. Quindi ci becchiamo prossimamente. Ok, ragazzi, lasciato Michael, ce ne possiamo andare. Allora, io vorrei dirvi una cosa perché molti di voi, infatti, troverete anche questo sondaggio sul canale o adesso o tra qualche ora. Volevo chiedervi se vi siete stancati della vita reale da cacciatore da bambino. Quindi,
scrivetemelo nei commenti un semplice sì, Omega, ci siamo stancati o ci siamo stancati un po', oppure no, Omega, vogliamo per sempre questa serie, perché ragazzi posso capire che vi possa aver stancati. Infatti detto, tra poco arriveranno anche altre cose nuove. Intanto mettiamo il segnalino per andare a prendere Jasmine, che tra l'altro non ricordo dov'è, però sarà da queste parti, perché va a fare shopping nelle parti dove non conosco, cioè. Quindi ragazzi, ci tengo particolarmente a sapere da parte vostra questa risposta, più che altro perché ci sono alcuni di voi che me l'hanno detto, e quindi io a sto punto ve lo chiedo direttamente a voi. E beh, possiamo passare. Quindi ci tengo molto che rispondiate anche sinceramente. Quindi raga, non dite una bugia semplicemente per farmi felice, ma ditemi solamente la verità, tranquilli, se vi siete stancati oppure no, oppure se non vi stancherete mai di questa serie come me, perché è qualcosa di veramente bellissimo. Cioè sono riuscito a creare una cosa veramente stupenda. Oh, guardate qui, non ve l'ho mai fatta vedere, la sede di Facebook che sta a Los Santos. Un'altra cosa, prima che andiamo da Jasmine, dato che siamo praticamente arrivati, voglio anche che mi diciate se vogliamo far fare qualche bella pazzia a Ronaldo Junior. Siccome prima ragazzi mi scrivete sempre nei commenti, scrivetemi anche nei commenti qualche pazzia da far fare a Ronaldo Junior, perché ultimamente sta troppo calmo, mi sembra un po' strano. Comunque siamo arrivati, sì, guarda che mi ha la precedenza, sì, scusami. Mentre Cristiano Ronaldo beve un attimino qualcosa per il Cristiano, nel senso di fame di sete, io in realtà vi spiego che ho paura a lasciare ormai le mie auto da sole qui, perché ragazzi capite bene che c'è troppa delinquenza allo Santos. Cioè io ho paura che adesso mi allontano e poi la macchina non la trovo più. Si fregano la mia auto, raga, vi rendete conto? Ronaldo? Sì, sì, ragazzi, abbiamo chiuso, non si apre. Ok, perfetto, andiamo, vediamo dove troviamo Jasmine. Che poi in realtà, ragazzi, se la deve fregare spaccano il vetro entrano lo stesso. Quindi dettagli, però vabbè, meglio chiuderla. Ragazzi, dobbiamo trovare Jasmine qui da qualche parte. Ditemi se la vedete. Solitamente, vi ricordate quando veniamo qui a Bahama Hamas? Come cacchio che si chiama sto locale, insomma. Quando veniamo sempre a ballare qui, che abbiamo conosciuto tutte le ragazze. Ce le vedete? Tutte le discoteche l'abbiamo conosciute, raga. Quindi Jasmine dovrebbe essere da qualche parte qui. Vedete se la vedete, non lo so. Mentre ragazzi, per ora Jasmine non la vedo qui da nessuna parte. Non ho idea di dove sia andata. Insomma, starà pure da qualche parte, no? Io non la vedo per ora. Cioè ragazzi, Jasmine si riconosce, alta, bella, slanciata, con le tette giganti, il culo gigante. Scherzi a parte, raga. Cioè, no, scherzi a parte, la verità, insomma, si vede da un miglio se è lei. Amibo, amibo, ma hai visto mia moglie? Aspetta, mi appoggio io qua vicino, così siamo perfetti. Andiamo, questa non è. Ehi, sei tu Jasmine? Ragazzi, non vorrei dire, ma se vedo bene, Jasmine è lì con un uomo e sta anche battendo le mani. Cosa? No, che è sta cosa? Oh, oh, sta arrivando il CR7, non so quanto vi convenga, eh. Io non l'ho mai visto, però ha una faccia familiare. Che cavolo, chi cavolo è questo? No, raga. Oddio, raga. Ricordi? Sconoscevo un ragazzo, cioè un tipo che giocava nell'Inter e si chiamava Mauro Icardi. Quindi guarda che sono io, sono arrivato, eh. Puoi smettere di battere le mani? Che sta succedendo qui? Vedete ragazzi, come vi ho appena dimostrato, ora guardate ragazzi, Jasmine fa la finta tonta, poverino. È troppa confidenza a tutti. Chi ama l'Inter, perché so che ci sono anche dei tifosi dell'Inter, se vi piace Icardi, come è stato riprodotto anche qui su GTA, che è stato uno dei più difficili, lo ammetto. Ragazzi, attenzione, gli animi si stanno riscaldando qui tra Cristiano Ronaldo e Icardi. Attenzione, non vorrei succedesse quello che, no, che è successo con Buffon, ragazzi, o con Messi, perché ormai lo sapete quello che è successo, quindi non stiamo a dirlo. Poi siamo troppo vecchio. Ciao ragazzi, adesso non lo so, ditemi, secondo voi CR7 è troppo vecchio? Guarda, oh, guarda che se cerchi ironia l'hai cercata, l'hai cercata, hai capito? Ecco, inizia la rissa, raga, inizia la rissa. E poi facciamo i conti, aia. Jasmine, senti, sto bando con mia moglie, te devi levare. Oh, guarda che te devi levare, guarda che chiamo il mimo, mi faccio da una mazza da baseball se non te levi. Oh, ragazzi, me sto incazzando, me sto incazzando, ve lo dico. Ronaldo, vai al mimo, mimo, oh, oh, dammi una mazza da baseball, sì? Ce l'hai una mazza? Oh, scusa. Te ne mi andà a fancuore. Bam! Dietro la nuca. Jasmine, guarda che poi facciamo i conti io e te, eh? Facciamo proprio i conti. Sì, non fare la finta tonta. E mi hai rotto, mi hai rotto. Basta. Ora, no, Ronaldo, dove gliela dai? È lì. Tira gliela in testa. Bravo. E anzi ancora. Te ne mi andà. Lascia stare a me e mia moglie. Guarda che ti picchio a sangue. Faccio chiamare l'ambulanza. Ti picchio a sangue. Hai capito? Hai capito? Hai capito? Sì, hai capito? Sì, capito o no? Insomma, e basta. Mimo, grazie per la mazza a baseball. Epica sta cosa, regà. Tieni, te la restituisco indietro, grazie. Guarda, ti dico la mia. Se facessi sempre uno spettacolo così con la mazza da baseball, guarda, ti darei pure, guarda, $20 se vuoi.
No, allora ragazzi, forse non ci siamo capiti. Jasmine, io guarda che ti ho chiesto dove è andato i cardi. Non puoi fare così, ti rendi conto che dai la confidenza a tutti. Ma che diavolo? Aia! No, Mimo infame! Ha dato la mazza a lui! Icardi, vai a cagare, brutto! Ora, ragazzi, giuro che mi sono incazzato! Ok, ragazzi, so che questa è un'area pedonale. Vieni, Mauro, vieni, ti metto sotto! Ah, cacchio! Vieni, brutto infame! Ecco, così impari, schifoso! Jasmine è mia, capito? Oddio, ragazzi, sta sopra la mia auto! È mia Jasmine, infame, infedele. Aia, quante botte ha già preso la Lamborghini. Mi dispiace, poverina. Capito, ragazzi? Questo succede a chi si mette 3 contro Ronaldo. Boom! E stai a terra, forza, buono. Jasmine, forza, torniamo a casa, immediatamente. Sali! Ragazzi, sto cercando di spiegare a Jasmine che quello che fa non ci piace per niente. Perché poi vedete, quello lì, oddio ragazzi, Cardi è rimasto svenuto lì a terra. Vabbè, io me ne frego, me ne torno a casa. Ragazzi, è proprio questo quello di cui volevo parlarvi. Vedete, siamo arrivati a casa nostra. Non so perché Ibrahimovic sa già che noi abitiamo qui. Ibrahimovic, quando siamo arrivati ad abitare qui, ragazzi, non c'era ancora Los Santos. E guarda caso, lui si è fatto trovare qui a casa nostra mentre noi eravamo fuori. Vedete, ragazzi, Jasmine sta già parlando con lui. Vedete, ecco cosa che mi fa incazzare. Però ragazzi, come fa Ibrahimovic a sapere che uno abitiamo qui e cosa ci fa qui e tre cose è venuto a dirci? Lo scopriremo nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto un bel pollicione in super Omegoz per Mitico CR7 e diteglielo like card che non ci dovete provare con Jasmine, ragazzi, cioè potete avere tutte le ragioni del mondo, ma se uno è sposato con uno non ci può provare con l'altro, e dai, Commenti i calciatori che vorreste vedere. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, di cui vi ringrazio già adesso se lo fate, per non perdere gli altri video con CR7 e Ronaldo Junior. In descrizione trovate le mie maglie ufficiali in edizione limitata, quindi andatele a comprare, ragazzi, perché chi le compra vengo a mettere i mi piace su Instagram. A proposito di Instagram, sempre su Instagram lo trovate qui giù in descrizione il mio Instagram, venitemi a seguire, Real Anthony, così vi posso salutare. Fate come CR7, vedete che vado al telefono, prende e mi viene a seguire. Beh, questo video è tutto, io vi lascio così con Ibrahimovic a casa nostra, che non so come fa a sapere che abitiamo qui e non so cosa voglia, e sento già discutere non so di cosa. A voi commenti, ragazzi. Per questo video è tutto, ragazzi, Ronaldo vi saluta, Omegoz vi saluta, e vediamo al prossimo video. Ciao. Scherzi.